A giugno 2024 il mercato dell'auto in Italia torna a crescere con un 15%, registrando oltre 160.000 nuove immatricolazioni rispetto alle 139.000 dello stesso mese del 2023. Il primo semestre del 2024 chiude con una crescita del 5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. È quanto rileva Anfia. Dopo la contrazione registrata a maggio, il mercato riparte con un rialzo a doppia cifra sulla spinta del tanto atteso nuovo ecobonus. L'impatto dei nuovi incentivi sul mercato deriva sia dall'effetto attesa che si è creato nei mesi scorsi, sia dalla maggiore attrattività economica e inclusività nei confronti di tutte le categorie di acquirenti delle formule di incentivazione rinnovate rispetto al passato. Per quanto riguarda il mercato delle moto, emerge un lieve calo dopo 2 mesi di crescita. A giugno si registrano infatti 41.597 veicoli venduti, pari a una flessione del 3%. Più in affanno risulta il settore degli scooter, che perde quasi 7 punti percentuali, mentre è positivo l'andamento delle moto, con 17.431 veicoli targati e una crescita del 3% rispetto allo stesso mese del 2023. Infine, quarto mese consecutivo di mercato negativo per i ciclomotori, che chiudono giugno con 2.194 unità e una flessione di oltre il 5%. Inflazione, aumenti tariffari e guerre non hanno fermato la voglia di viaggiare degli italiani. Tra giugno e agosto saranno circa 4 milioni quelli che si metteranno in viaggio grazie ai servizi delle agenzie di viaggi, per un aumento complessivo delle prenotazioni del più 3,5% rispetto all'estate 2023. È quanto emerge dall'indagine di Assoviaggi Confesercenti, realizzata dal Centro Studi Turistici di Firenze. In base alle indicazioni degli imprenditori, il volume di affari della prima parte dell'anno dovrebbe chiudere in positivo, con una crescita stimata del più 9,5%, con risultati al di sopra della media per il nord-est e il centro. Circa il 70% delle prenotazioni sono state effettuate per servizi in destinazioni oltre confine. Secondo le stime, le richieste per l'estero segnano un aumento del più 6,7% rispetto al periodo giugno-agosto 2023, a fronte di una flessione del 3% verso le destinazioni italiane. Per quanto riguarda i viaggi all'estero, a corto raggio, il maggior numero di richieste è stato rilevato per Grecia e la Spagna, ma un certo interesse hanno suscitato anche le diverse destinazioni di Portogallo, Francia, Marocco, Tunisia e Albania. Per i viaggi a medio raggio si conferma l'Egitto, che ha compensato con una politica di prezzi accessibili il calo di domanda dovuto all'esplosione delle tensioni geopolitiche nell'area del Medio Oriente. Per chi ha scelto una destinazione del lungo raggio, invece, svetta il viaggio in USA, a cui si aggiungono Giappone, Caraibi, Thailandia e Madagascar. BNT Banca, controllata al 100% da Gruppo Banca Popolare di Sondrio, cresce ancora sulla cessione del quinto dello stipendio della pensione e si rivolge alle banche. Ne ha parlato, in un'intervista all'Italpress, il consigliere delegato di BNT, Umberto Seretti. Prodotto da distribuire attraverso la sua rete bancaria, prodotto che di solito non distribuiscono le banche, ma distribuiscono soprattutto agenti e mediatori. Per far sì che il prodotto possa essere distribuito in maniera facile, fluida, attraverso la rete bancaria, abbiamo investito molto, semplificandolo come procedure, come processi e rendendolo compatibile con l'attività quotidiana dell'operatore bancario di filiale che è, diciamo, impegnato anche su altri fronti. Quindi oggi il nostro prodotto è molto semplice, con poche schermate l'operatore di banca può arrivare a finalizzarlo, è molto veloce nel processo di lavorazione e non pesa sul collega allo sportello, quindi è un po' questo il segreto, oltre al fatto che il nostro prodotto è un prodotto estremamente trasparente, tutto TAN, cioè non comporta alcun costo accessorio supplettivo rispetto al tasso di interesse, è un prodotto estremamente rispettoso del cliente e della rete distributrice, quindi diciamo ci qualifica al mercato proprio per l'etica e la tipologia di un prodotto estremamente semplice e rispettoso delle regole.
Una peculiarità, quella della distribuzione del prodotto, che ha consentito all'Istituto di continuare a crescere anche nell'ultimo semestre, come sottolineato da Gianluca Girardi, direttore commerciale di BNT Banca e Banca Popolare di Sondrio. Siamo in controtendenza. I dati di mercato che abbiamo disponibili sono aggiornati al mese di maggio. Il mese di maggio ha segnato una flessione di oltre il 5%, portando la performance complessiva dall'inizio dell'anno a meno 2,2%. Devo dire che l'andamento di BNT Banca va esattamente in direzione opposta. Noi stiamo continuando a crescere in maniera interrotta da quando siamo nati, e anche questo primo semestre ci vede in crescita. Ci vede in crescita sia sull'erogato e ci vede soprattutto in crescita in doppia cifra sulle pratiche che abbiamo caricato, e quindi questo fa ben sperare anche per le erogazioni dei mesi successivi. Le intenzioni d'acquisto degli italiani hanno raggiunto il livello più basso da 2 anni a questa parte. Secondo l'osservatorio mensile Findomestic di giugno, il record negativo è stato causato dal calo dell'11,2% registrato nell'ultimo mese. La riflessione delle intenzioni di acquisto è stata generata soprattutto dai settori legati alla ristrutturazione domestica.